Saluto e ringrazio anche i parrocchiani della Chiesa di San Nicola di Torre Maggiore, qui presenti, che accompagnando Don Pietro hanno voluto condividere con noi questo momento di gioia. Alcuni giorni fa abbiamo ringraziato il Signore per Don Salvatore, per l'impegno, il lavoro e il sacrificio profuso da lui a piene mani in questi 8 anni e per i valori umani, cristiani e sociali che ha incarnato, creduto e indicato a tutti noi al fine di farci scoprire la bellezza di essere comunità, Chiesa, Tempio Santo di Dio. Con grande affetto gli auguriamo di fare ancora tanto bene nella parrocchia che il Vescovo gli ha affidato. Vogliamo ringraziare te, Don Gianni, che inviandoci Don Pietro ci hai mostrato la cura attenta di pastore guida, mostrandoci uno dei segni più grandi della provvidenza di Dio, donare i pastori alla sua Chiesa. Per questo stasera ci siamo raccolti attorno all'altare per lodare il Signore e ripetere ancora una volta: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Caro Don Pietro, la presenza del parroco nella comunità è molto preziosa perché ci aiuta a riconoscerci discepoli, a mettere insieme le nostre diversità e sensibilità, ma soprattutto ci permette di fare esperienza concreta della misericordia di Dio che ci illumina con la sua parola, ci guarisce e ci nutre con i sacramenti. Da parte nostra ti assicuriamo la nostra disponibilità. Con te vogliamo condividere sforzi e iniziative assieme alla preghiera affinché la tua missione sia sempre sostenuta dalla grazia e dalla potenza dello Spirito Santo. Caro Don Pietro, ti diciamo grazie per aver accolto con fede questo compito impegnativo ma vincente nell'essere il nostro parroco e ti diamo il benvenuto nella tua nuova casa e nella tua nuova famiglia. Ti affidiamo all'intercessione della Vergine Maria, Madre della Divina Provvidenza, perché accompagni sempre il nostro stare insieme. Il Signore ci benedica a tutti. Buon cammino, Don Pietro. Chiediamo pazienza e affetto. Noi ci siamo. Benvenuto tra noi.